Ehi la ciurma, io sono Mazzetes ed eccoci oggi in un video di Woodle Tree Wars 2 Adventures. È un giochino che ho ricevuto gratuitamente per farne una recensione e in realtà lo dirò subito. Non è una recensione come le altre, anche perché il giochino è molto 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 bellino, ma purtroppo è uscito dalla fase beta, ma e dall'early access, ma secondo me, detto sinceramente, non avrebbe dovuto farlo, nel senso che ci sono un sacco di features che vanno ancora sistemate, come per esempio i checkpoint. È un platform principalmente, cioè no, è un platform 3D open world, ma ha dei bellissimi checkpoint che non funzionano, nel senso che tu puoi attivarli, ma non puoi ritornarci in nessun modo. E quindi il gioco è attualmente particolarmente arduo e per motivazioni appunto poco sensate. In più ci sono altre cose da sistemare e diciamo, mi spiace un po' che sia uscito troppo presto dall'early access. Ne faremo un po' un gameplay insieme, vedremo un pochettino, qualche minuto di gameplay per apprezzarlo. E niente. Tra l'altro devo sottolineare il fatto che è sviluppato da un developer italiano. E quindi GG, sono davvero contento perché è un bellissimo gioco, sia graficamente che come livello di sonoro che come gameplay. È una bella idea, secondo me c'è ancora da lavorarci, nel senso che non è ancora completo e purtroppo ci sono parecchie cose che andrebbero fissate. Come potete vedere, noi impersonifichiamo questa specie di ghianda con una foglia che serve per fare l'attacco principale. No, aspetta, è questo, ok, che da vicino è un colpo e da così, e invece da lontano lancia quella palla, diciamo, gelata che abbiamo visto un attimo fa. L'unica scocciatura un po' è che è sì open world, ma ogni tanto ci saranno dei caricamenti per non avere tutto il mondo caricato contemporaneamente. Talvolta possono essere abbastanza lunghi, tipo questo è il caso, e dispiace un po' perché comunque bello open world, ma non lo so, se devi aspettare così tanto per i caricamenti, forse sarebbe meglio spezzettare l'open world in più parti, ma separate proprio visivamente, in modo che tu non è che vedi il libro davanti a te e poi dopo sei bloccato dal caricamento. Boh, non so, è una mia idea. È bellina l'idea del e questo è un punto di salvataggio, un checkpoint, che non serve a un Kaiser. È bellina l'idea dell'open world, ma boh. Queste bacche che ci sono qua servono poi per comprare degli upgrade nei negozietti che avete potuto intravedere forse vicino alla casetta del nostro protagonista. L'obiettivo del gioco, in pratica, è quello di trovare le gocce d'acqua che sono state rubate per far fiorire nuovamente gli alberi che ci sono nella zona iniziale, che avete visto all'inizio del video. La grafica è davvero bellina, poi tutte le parti del mondo hanno delle caratteristiche diverse, tipo questa è la parte nevosa, ma andando in altre direzioni ci sono delle parti desertiche, delle parti di foresta. È molto 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 bellino graficamente. L'ho giocato poco, ma devo dire che è un gioco che merita un sacco. Mi spiace purtroppo che non sia terminato. Infatti, ci ho giocato un po', ma oddio, questo ce l'ha con me. Aia. No! Bestia. No, sto giro ha funzionato il checkpoint. Strano, di solito non funziona mai. Talvolta funziona, talvolta non funziona. Boh, sono comunque ancora da sistemare, ma l'ha detto lo stesso sviluppatore. Proviamo a passare da sopra e vedere cosa c'è qua sopra. È molto carina questa cosa, diciamo, di
Potrei esplorare a 360 gradi. E secondo me, in particolare, è una cosa bellissima per i bambini. Nel senso che, fossi un bambino, mi piacerebbe poter esplorare tutte le parti del mondo così liberamente, girare. I bambini hanno meno un obiettivo fisso di quanto non abbiamo noi vecchi, diciamo, tra virgolette. E quindi, secondo me, può essere molto apprezzato. Ma siamo saliti qua sopra per che cosa? Ah, ci sono delle scale qua. Visto, sono già troppo vecchio perché mi chiedo perché siamo saliti là sopra. Sarei dovuto salire là sopra perché era bello salire là sopra. O no? Dovrei tornare un po' bambino ogni tanto. Ma no, sono respawnati i tizi. E le hitbox certe volte non sono molto. No, infatti non sono per niente. Li picchio a mano, va. Ma ehi. What? Cosa è successo? Boh, vabbè, non ho capito niente di quello che è successo, ma. E il planare con la foglia mi piace davvero un sacco. Cioè, la fogliolina come arma, tra virgolette, mi piace un sacco. Mi piace un sacco l'idea che svaniscono in nuvolette quando li attacchi. È bellissimo. Questi non ho ancora capito che cosa siano. Sembrano un boh dei denti, dei pezzi di pane mangiucchiati. Ma sono diventati invincibili sti affari? Boh, sembra di sì. E tra l'altro è consigliato giocarlo con il controller, perché è ovviamente molto più gradevole e apprezzabile. Io già di base questo tipo di giochi li faccio quasi sempre col gamepad perché secondo me sono davvero un'altra. Ma. Un altro paio di maniche, nel senso che riesci a goderlo meglio. Si è buggato sul ponte quello. Mi sa che correrò via. Rasha. Casco. Ah, ma mi ha aperto il ponte, porca miseria. Ok, questo c'è morto. Ok, anche quell'altro. Ma vabbè, io ci sono arrivato senza ponte, vabbè, forse un bambino non ce l'avrebbe fatta, non lo so. Oh, questo dovrebbe aprirmi la porta, se non sbaglio. Yeah, una nuova parte da esplorare. Che poi non ho capito perché quelle porte. No, questi sono cattivissimi, tipo. Sono quelli che hanno rubato l'acqua. E non faccio niente. Forse devo upgradare la mia foglia con una più potente. Mi sa che forse devo upgradarmi un po'. Perché sembra che quelli grandi non facciamo alcun danno. O forse dobbiamo tirare più colpi, non lo so. Sono nabbo, non riesco a saltare. Allora, facciamo che saltare. Così come farebbe una qualsiasi persona normale. Oh, ok. Ma già che rumore che fa quel tizio, mi fa paura. Beh, paura. Forse poi ho esagerato, ma devo tornare bambino. Mi spavento! Apriamo un'altra porta. È quella là? No? Oh sì? No, cosa ha aperto? Ah, c'è una piattaforma che sale e che scende. Ma per andare dove? Non siamo arrivati da sotto? Boh, forse sarà una shortcut per se dovessimo tornare in qua in futuro. Oddio, non mi piace questo, via! Mannaggia la miseria! Certo che fa un rumore quella piattaforma. Mannaggia, fa un rumore, fa più rumore che non i nemici. Ma creepy qua se ci sono tanti nemici. Ne ho sentito uno. Dov'è? Dov'è? Ah, sta arrivando verso di me volando. Ma ci arriva così in alto? Sale? No. No! Cribbio! La telecamera che si è buggata durante il salto. L'avete vista anche voi, no? Beh, facciamo così, va, che forse è più funzionale. Ah, era quello là che faceva rumore prima. Ok,
Tra l'altro bellissimi anche i versetti che fa lui saltando, fa. Allora, vai via. Mannaggia la miseria. Come l'apro però? Di qua? Suppongo di sì, là dietro quella cascata. Allora, attenzione, concentrazione, ritmo e velocità. Yeah! Era quella porta? Sì, voilà! Scriviamo tutto qua che... Un checkpoint, tanto non servirà, cioè non funzionerà più che altro, credo. Ma... come ci arrivo a quello? Wow, ce l'ho fatta al pelo, non so se fosse previsto che uno potesse arrivare qua. Non so cosa ha sbloccato, boh. Tiriamo giù ste ariete. Yeah! Mannaggia che pro, mi sento un pro, manco a Dark Souls, manco a Dark Souls le difficoltà. Ah, questo è un blocco che si può spingere, forse serviva per salire là sopra. Ecco, io che sono, ho fatto i salti non previsti dal gioco, boh. Sì, effettivamente la strada indicava di qua, quindi... Via! Cattivo bambino. Cattivo ariete. Ah no, era sto ponte che ha sbloccato l'altro fare, quindi sì, dovevo passare prima di là, per forza. Di qua non si sale. Ho bisogno di attivare qualche cosa, vediamo un attimo se qui dall'alto si può capire qualcosa. Ah, ecco, dobbiamo arrivare lassù, ottimo. Dove siamo tra l'altro? Ah, è laggiù che ci sono nella zona iniziale degli alberi. Di qua c'è qualcosa? Che ci sono tutti questi arieti a difesa? O no, è solo così. Boh, sì, sembra di sì, non c'è niente. Boh, forse se cadiamo dopo. Passerella. Così alto? Ok, arriva. Ne ho sudorizzato un po' per telecamera. Ok, grazie. Po' meglio, po' meglio. Yeah, è sparito tipo a metà mentre... Non mi fido tanto di queste cose, si rompono. Ma no, sono scivolosi! Sono di ghiaccio, bellissimo! Mi sto divertendo come un bambino. Ma no, è davvero rilassante, questo lo devo ammettere. Ma è un bel... cioè, a me piace. L'unica cosa è che, non essendo un bambino, forse il fatto di non poter salvare, non poter tornare ai checkpoint, mi scoccia un po'. Poi, di non vedere la mappa, di non sapere dove sto andando, cosa sto facendo. Mi scoccia un pochettino. Via! Via! Però devo dire, molto meglio di... tanti altri giochi. Molto meglio che far giocare GTA 5 a dei bambini di 2 mesi. No, cos'è un'altalena questa? Bellissima. Tipo, oppure... Fammi salire. Ah, no, ok, tipo una funivia. Messa così mi sembrava tipo un'altalena. È un po' buggato il modo in cui sale, te l'hanno mai detto? Però vabbè, dai. Che bellina. Tante di quelle bacche che non vi potete neanche immaginare. Adesso poi per tornare a casa a spendere voglio vedere che giro dobbiamo fare. Ma suona? No, no, è le bacche che fanno rumore quando le prendi, vero? Sì. Mannaggia quanti nemici ci sono in sta zona. Mannaggia mi ha beccato quello. No! Mi ha seccato! Ma porca miseria, dove siamo adesso?
No, ok. Ma quel ponte c'è ancora o la... No, c'è ancora il ponte, ok. C'è anche il pezzetto che abbiamo piazzato qua. C'è anche la carrucola che funziona? Sì. Dai, 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 dai! Rush, 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 rush! No, l'abbiamo persa. Vabbè, secchiamo due montoni qua nel frattempo. Uno solo ne è rimasto. Ciao! Adesso la perdiamo, avete... Ah, no. Non è ancora arrivata. Eccoci! No, comunque sto rumore della carrucola è un po' infernale, eh. Detto sinceramente, è un po' troppo forte poi rispetto al resto del volume. Almeno a mio parere. Poi non so voi come lo sentirete perché ho cercato di settare al meglio l'audio, ma... C'è sempre qualcosa... Ah, ma forse perché li devo pigliare di faccia questi? È così? No, non lo sto beccando lo stesso. Boh. Non lo so, certe volte lo uccido, certe volte no. Capisco mica perché. No! Ma porca la miseria! Yeah, è andato. Sta tornando la carrucolina. Fuori via! Voglio andare su in montagna! Grazie. Effettivamente ci sta tanto con l'ambiente montano, la funivia. Perché Cribbio va storta? Mi dà sempre l'impressione di dover cadere. Sapete che razza di cadute ci facciamo se precipitiamo da un'altezza del genere, eh? Non è in sicurezza, un bambino potrebbe cadere. Quanti mufloni qua. No, mi ha beccato, Cribbio. Vabbè, allora, andiamo a prendere queste bacche di qua, eh? Queste bacche di goji. Aia. Aia. Ah, ma mi mangia la foglia, Cribbio. Ecco perché non riuscivo a fargli danno, perché mi aveva mangiato la foglia, dovevo aspettare che ricrescesse. Bella sta dinamica, non l'avevo ancora capita. Perché se notate aveva tipo un moncherino di foglia. Perché effettivamente quelli sono i tizi cattivi, super cattivi. Ehi. Ok. Via. E che poi sono teneri quei montoni, non so perché dovrei tirarli giù, però. Aio. E poi posso recuperare vita, non lo so. Ah, prendiamo anche queste qua. L'altro non mi ha visto, vabbè, meglio così. È un po' glitchato laggiù in fondo, se guardate il mondo. È un po'... Brutti... No, da vedere. Oddio, qua scivolerò come... infatti. Me la sono buffata da solo, è anche vero. Oddio, si scivola tantissimo. Ma riusciremo ad arrivare a una goccia d'acqua in sta direzione? Perché io sto... Stiamo girando da un bel po', ma... Ancora di gocce d'acqua non ne abbiamo vista neanche una. No! Oddio, l'infarto che mi è venuto! Riusciamo a risalire? Oh sì, ok. Mannaggia, credo di essere caduto fin giù sotto. Porca la miseria! Schiva. Dribbling tattico. Dai che c'è un checkpoint, fammici arrivare. Ah no, mi è sembrato di averlo colpito. Ah no, erano le nuvolette del salto. Allora. Voglio arrivare alla goccia d'acqua. Almeno una, datecene una. Ma stiamo scalando davvero la montagna? Oh, qua c'è un... Cosillo. Guardate quanto siamo alti. Un po', mi sembrava il rumore di un ponte quello, di un ponte che si apriva. Non so dove, non so perché. Ok, devo passare di... Ah, eccolo qua il ponte, ok, ottimo. Fortuna che l'ho visto quello perché non... stavo per non vederla quella...
Allora, qua manca, cioè ci serve un ponte da aprire. Ah, ma è laggiù, quindi non mi serviva niente salire là. Devo prima aprire il ponte. Woo! Malaggia che odio il ghiaccio, si scivola. Quei due per fortuna non mi hanno visto, quei due Yeti. Se mi vedono, sapete quanto crepio mi fa male. Ah no, comunque era necessario salire sopra perché non ci si può arrivare da sotto quel posto là. Che bellino planare con la nostra fogliolina. Però io voglio arrivare in cima alla montagna e trovare delle foglie d'acqua. Delle foglie d'acqua, delle gocce d'acqua. Ah, quello si attiva di là. C'è quel tizio cattivissimo però. Ce n'è due tizi cattivissimi. Via, dribbla, via, via. Damose, damose. O c'è i mufloni qua. Via, dribbling. Mi sta seguendo? No, ok, non mi ha più visto. Carucola, dai, please. Ok. Ok. Dai, che arriviamo magari su in cima. Wey, dribbling, dribbling. Gioco di gambe. Grandi raga. Allora, wow. Qua è tutto scivoloso. Dribbling, dribbling, dribbling. Mannaggia, ho lasciato una bacca indietro, ma vabbè, per una bacca non rischio la vita. Anche perché l'ultimo checkpoint. Sì, vabbè, non è lontanissimo, ma non ho voglia di tornare all'ultimo checkpoint, assolutamente. Voglio finire questa parte. Oh, ma si continua a salire? Qua a cadere. Se cado ammazzo qualcuno. Tipo. Mannaggia si è accelerato. Forse mi aveva visto la. In fronte a lui. C'è il vento. Sento il vento. Tipo come se fossimo in vetta. C'è dell'acqua ghiacciata, no? Cos'è? Non mi fa salire su quell'affare, sì. Forse con la foglia. Sì? Sì! Beh, no, 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 più su, più su, più su, più su. Ok. Bellissima sta storia, però è un sacco difficile. Mi ricorda il salire sulle cascate, cioè sull'acqua in caduta su Minecraft. Bella però sta dinamica. Non era il vento in quota allora, era proprio quel metodo per salire. Sento dei nemici, non mi piace sta cosa. O c'è uno scivolare di là. Sento qualcuno che suona i piatti. Che cazzo? Tamburi. No, no, non mi cadere, non mi cadere. No, ok. Devo. Mannaggia, per fortuna che quando si. Oddio. Via, damose. Chi è che suona? Quel tizio mi preoccupa un po', effettivamente. Vediamo se riesco a. No, magari un po' più. Ho attivato il coso, ottimo. Ciao. E chi si è visto, si è visto. Ciao, Chui. Vediamo. Ho visto quello che ho visto. Sì, è una goccia d'acqua. È una goccia d'acqua. Prendiamo le bacche e poi prendiamo la goccia d'acqua. Yes! Un'altra goccia d'acqua. No, credo che mi fa male questo. Guarda come mi fa male quello. Via, via, via. Via, andatevene. Ma è lui che fa tutto sto rumore camminando? Cioè, cosa c'ha? Una banda dentro? Adesso che abbiamo preso la roba, potrei anche provare ad affrontarne uno. Vediamo se. Aia!
Ok, niente. Ah, mi sono buggato là. Adesso siamo di nuovo qua. Posso tornare giù in qualche modo? Tipo tornare fin laggiù. Sarebbe bellissimo. Tornare verso casa. Tipo la planata della vita. Quindi sta parte qua l'abbiamo terminata, direi. Eh sì, eh sì. Però aspettate, noi siamo arrivati da che lato? Da questa parte qua, forse. Di qua, allora mi sposto un pochettino più di lato ad arrivare. Comunque direi che per questo episodio può essere tutto. Io vi ho mostrato un po' quello che è Woodle Tree Worlds 2. Woodle Tree Adventures. Com'è che era? Woodle Tree 2 Worlds. E niente. Come detto, è ancora un pochettino in early access, nonostante non lo sia più. È molto 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 bello, come avete potuto vedere. Se avete dei figli, se avete dei fratellini piccoli o cosa, lo consiglio tantissimo, perché non costa molto e in più è un bel divertimento videoludico per gente giovane. È una buona distrazione anche per me, diciamo che ormai i miei 5 anni forse li ho passati da un bel po', però molto 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 bellino. Sono davvero contento. In più supportiamo degli sviluppatori italiani, che è sempre un'ottima cosa. E per questo episodio può essere tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata. No, ciurma, ho appena scoperto una cosa bellissima. Sono venuto in questa zona qua per controllare l'acqua che fosse arrivata e ho scoperto questa zona che non avevo mai notato. Non so se è stata aggiunta di recente o cosa. Là potete vedere tra l'altro anche là dove sto puntando, un po' più in lontananza, vicino alla casa. Gli possibili acquisti che comunque ho controllato sono solo estetici. E niente, c'è un parco giochi. C'è un parco giochi in più là al centro. Vedete quella statua? L'ho attivata. Per provare a capire che cosa fosse, ed è la possibilità di giocare in co-op locale, come potete vedere dal simbolino in alto a destra, che voi avrete tipo qua. No, la palla sta scappando. E ci sono un sacco di cose carine qua, cioè tipo c'è l'altalena su cui ti puoi spingere, eccetera, eccetera. C'è questo che non so che cosa sia. C'è il trampolino! C'è il trampolino! C'è questo su e giù, diciamo. Si può fare in due. C'è questo che non so cosa sia. Ah no, puoi scendere dentro? C'è tipo un nascondino? Ah, mi sa di sì. Ma dentro questi no. No, dentro quelli sono troppo piccoli. E ci sono dei tamburi. Bellissimo. E c'è anche la piscina con tanto di scivolo. No, aspetta, adesso voglio. Ma. Woo! No, è davvero il gioco definitivo per un bambino, secondo me. È spettacolare. E puoi anche raccogliere l'acqua e buttarla. Bellissimo. Bellissimo. Game of the Year 2015-2000. 200 GG. Ciao.